Parte da Arezzo STEMUP, il nuovo progetto europeo promosso dal Liceo Scientifico Francesco Redi per promuovere la passione per le materie scientifiche attraverso lo studio e l'impiego delle macchine semplici. L'idea è quella di offrire agli studenti, i nostri e anche quelli delle altre scuole europee, un'opportunità di confrontarsi con le discipline scientifiche, a partire dalla fisica, in maniera innovativa e anche attenta alla parità di genere, perché noi lavoreremo molto anche sulla presenza delle ragazze. A volte ci sono degli stereotipi di genere, diciamo, tra maschi e femmine, noi riteniamo che siano uno spreco di risorse oltre che un'ingiustizia, e quindi ecco, ci sarà da lavorare in questi 3 anni anche attraverso degli spostamenti, le nostre ragazze all'estero, la realizzazione di un sito web e di esperienze innovative in campo proprio della fisica, della sua didattica laboratoriale. 5 paesi coinvolti, Italia, Grecia, Estonia, Lettonia e Polonia, 7 invece le organizzazioni partner. Il progetto si sviluppa nell'arco di 36 mesi e ha come target il mondo della scuola. Sono infatti quasi 400 gli studenti che parteciperanno a laboratori e summer camp. Con un'apertura e una condivisione come questa con studenti di altre nazioni, quindi con anche un approccio molto pratico verso questi tipi di materie dal punto di vista anche laboratoriale, si riesce a riportare nel nostro territorio delle competenze e soprattutto si riesce a mettere Arezzo e il territorio provinciale proprio come in vetrina rispetto ad altri paesi europei, come Arezzo si merita. L'obiettivo finale sarà quello poi di sviluppare risultati pienamente trasferibili e adattabili ad altri gradi di scuole e ad altri paesi europei non direttamente coinvolti nel progetto. Questo avverrà grazie alla piattaforma Helios, dove più di 20 scuole europee sono iscritte e stanno già usando strumenti per le pratiche innovative di insegnamento. Il nostro ruolo è strategico perché noi siamo il partner tecnico che svilupperà tutta la piattaforma informatica per promuovere e disseminare tutti i risultati del progetto, e non solo, anche per aumentare l'impatto che il progetto avrà sui giovani di tutta Europa, i quali grazie a questa piattaforma potranno utilizzare gli strumenti e tutti gli output che noi svilupperemo.